che mi sembra proprio della lettera di Tito. Entra proprio nella vita del di oggi, sì, sì, anche io pensavo. No. Sì? Ci ricorda come dovremmo comportarsi. Anche e soprattutto richiama sempre quello che ci sta dietro, quello che sta alla base, che è quello che riceviamo. Perché anche le ultime raccomandazioni non a caso vengono dopo la riflessione sullo stile di vita battesimale, che viene dopo la riflessione su è apparsa la bontà e la misericordia di Dio, eccetera, la grazia, il suo amore gratuito. E tutto è collegato insieme. Senza il ricordo di quel che Lui ha fatto per noi, non avrebbe senso la nostra risposta. E senza una risposta di convinzione, poi è difficile essere disponibili nel concreto ad aiutare, eccetera. Tutto legato insieme. Niente automatico, niente scontato, però tutto può cambiare impostazione se non si dimentica ciò che sta alla base. Ecco perché il primo brano è fondamentale, il secondo ne è la conseguenza, il terzo è l'aspetto pratico. Beh, se tutto questo ti interessa davvero, non chiuderti solo nel tuo interesse e basta, nella ricerca dello star bene tu, e se cristiano è al gusto del più. È chiaro? La rinascita di cui parlava nel versetto 5, ve la ricordate? Cioè parla del battesimo che rinnova, noi non abbiamo fatto nulla che potesse piacere a Lui, ma Egli ci ha salvati perché ha avuto pietà di noi, ci ha salvati con lo Spirito Santo in un battesimo che fa risorgere la vita nuova. Questo risorge la vita nuova è palingenesi in greco. Palingenesi, nascere di nuovo, iniziare di nuovo. Palingenesis, rinascita, il rinnovamento, anakainoseos, rinascita e rinnovamento nello Spirito Santo. Quindi è un regalo che ci fa Lui. Avevamo scritto che vivere il regalo è vivere totalmente in Lui e qualifica la nostra vita. Don, mi piace anche quando nella parte finale saluta e ringrazia, e lui ha sempre quella speranza, come dicevi te, di poter uscire, di poter ancora vivere. Sì, sì, di dire, fa tante robe a voi. Ma poi, prima o poi, uscire. È troppo speranzoso, vive nonostante, racconta a chi è fuori di continuare. Vedete, io sono qua e vi dico, però appunto anche io sono. Cioè, sì, diventa secondario. Non è abbattuto per Lui, esatto. A questo mondo, speranza. Dentro di ciascuno di noi ci sono delle realtà che sono essenziali e ci sono realtà che sono secondarie, delle costanti e delle variabili. Per Lui la costante cos'è? La costante non è essere libero o non essere libero. La costante è essere con Cristo, annunciare Cristo. Okay. La variabile, essere libero o essere in galera, essere sano o essere ammalato, essere accolto o prendere bastonate. Caspita, il proprio era che sono variabili quelle lì. Per Lui no. Allora che c'è una decisione, la scelta fatta è reale, la scelta di Cristo è reale e in base a quella valuta tutto il resto. Per cui è in galera, ma sì, ma potrà che esca anche. Se posso uscire faccio questo, faccio quello, faccio quell'altro. Se non posso uscire, va bene, chiuso. Di vita in più dentro tra testa e piedi. Esatto, sì. Diverso. Perché caspita, sta lì che c'è anche perché la galera, la prigionia che aveva non è come noi. No. Duro, che non mangiavano, cioè io mi immagino anche queste cose. Allora sono una realtà abbastanza pesantina la galera allora, Proprio ai minimi, ridotta proprio a pane e acqua, come dicevano. Certo, incatenati, eppure Lui, io me lo immagino come vedergli gli occhi pieni di luce, chissà come sarà stato illuminato. Forse è anche per quello che convertiva le persone, esatto. Perché lei era convinto da Gu. Lui, ma l'altra cosa è che mi manca a lui, perché devo convincerli. Sì, c'è qualcosa che ci manca. Non neanche i miei figli a mettere a posto le scarpe, diciamo. Però davvero voi, io alcune volte ci penso a queste cose. Lui o che voce avrà avuto? Avrà avuto magari una voce. Il bello è che il Padre Eterno si sa servire anche di gente che non ha carisma più di tanto. Te Mosè, per esempio, era balbuziente. Che? E che io, che tu, che.
E diventare un leader, allora che uno balbuziente, la vita semplice ne è. Sì, però la dieta tenente vuol dire che aveva, che no, ma fai diventare un leader. Pure c'è il Padre Eterno, sa metterti dentro qualcosa di più. Diciamo Gloria.